Il sacrificio della Cunense si chiama Novopostolajovska e gli alpini cunesi, 69 anni dopo, ricorderanno la battaglia che diede inizio alla tragica ritirata di Russia. Era il 17 gennaio del 1943. Tra le 16 e le 17, gli ultimi reparti dell'Armir, le truppe italiane, ricevettero l'ordine di ripiegare. Le divisioni alpina cunense, Julia e Tridentina, che guarnivano la parte nord, si staccarono per ultime e finirono nella sacca russa. Furono giorni di lunghe sanguinarie battaglie per sfondare e tornare in Italia, di fame, di gelo, di stenti e di morti lasciati in terra di Russia. Si sono staccate per ultime, in particolare la Tridentina, e da quel momento in poi avviene la ritirata che durerà praticamente fino alla fine del mese di gennaio, con una sequela tragica di scontri, perché queste truppe ormai erano circondate, erano nella sacca russa, sfondano appunto a Nikolaevka e questo significa finalmente la libertà. Dopodiché percorrono un tratto di nessuno e arrivano dove i tedeschi stanno ricostituendo un fronte filiforme per opporsi all'avanzata dei russi. Furono giorni tragici, costati la vita a migliaia di soldati. Il nostro Armir, che era composto all'incirca di 230.000 uomini, perde, soprattutto in quei giorni, circa 85-90.000 uomini, non lo sappiamo con precisione. Molti di questi muoiono nella battaglia, muoiono alle marce, muoiono per assideramento, per congelamento, feriti, eccetera, abbandonati per le strade perché non ce la fanno più. Molti altri, forse 40.000, numero preciso non lo sapremo mai, vengono catturati dai russi e verranno avviati nei campi di prigionieri. Ogni famiglia cunese ha pianto nella ritirata di Russia, un padre, un marito, un figlio, un fratello, e la provincia di Cuneo non dimentica quei morti. In tutto il territorio sono numerose le celebrazioni dedicate a chi dalla Russia non è più tornato, o è tornato ma non ha più potuto dimenticare. Cuneo ricorderà il sacrificio dei suoi alpini con la cerimonia di domenica. Ci sarà la presenza di tantissime sezioni che partecipano a questo anniversario della battaglia di Novopostolajovska, dove la divisione alpina cuneense ha combattuto in quel duro combattimento dove sono stati decimati i nostri alpini. Si parte alle 9 con l'ammassamento al Parco Monviso, poi le deposizioni delle corone d'alloro e monumenti che ricordano i caduti, la sfilata per le vie della città e la Santa Messa in Duomo.